Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Oggi vi parlo di tre app che mi hanno in qualche modo reso migliore l'esperienza su Windows 11. Per chi ha a che fare con questo sistema operativo saprà di certo che... saprà di certo che è impossibile più delle volte non riuscire insomma ad andare per quelle piccole cose che davvero rendono la vita complicata, cose che ad esempio sulla controparte macOS non ci sono. E con questo non sto dicendo che macOS è un sistema perfetto, ha anche quello i suoi flaws, però la maggior parte delle funzioni sono fatte meglio su macOS piuttosto che su Windows, e la semplicità stessa di macOS è molto ricercata tra l'utenza Windows. Bando alle ciance, eccovi le tre app che mi hanno stravolto la vita, che mi hanno stravolto l'esperienza su Windows 11. Attenzione, prima di partire, piccola premessa: tutte le applicazioni di cui parlerò saranno disponibili su Microsoft Store, quindi potete scaricarle dal di là, non ci vuole nulla, non dovete fare mille giri su siti terzi, quindi è veramente tutto molto facile. Vi lascerò ovviamente il link in descrizione. La prima è un'applicazione molto ma molto importante per me, perché non riesco a farne a meno, ma penso un po' tutti. Si tratta di un workaround, una patch, anche se non è proprio una patch, al fatto che Microsoft con l'arrivo di Windows 11 ha detto addio al drag and drop. Non chiedetemi come mai, perché non ne ho la più pallida idea. Onestamente non capisco come mai Microsoft ha voluto rimuovere una funzione così importante come il drag and drop. Chi lo sa? Boh, hanno riprogettato da capo questa taskbar e ciò diciamo che ha comportato alcuni errori, ma a quanto pare non si tratta di un errore per Microsoft, perché l'avrebbe già sistemato con i vecchi update. E anche qui non capisco perché ci sta mettendo così tanto a fare uno script, davvero basta uno script. Infatti questa applicazione, ovvero Windows 11 Drag and Drop to the Taskbar si chiama, non è altro che uno script che fa capire al sistema operativo che stiamo trascinando qualcosa nella taskbar, e quindi aprire le applicazioni interessate per poi inserire il file all'interno. È una cosa così semplice da fare? Tenete in considerazione che si può solo ed esclusivamente fare il drag and drop da finestra a finestra, quindi da applicazione a applicazione, non da menu start a taskbar. La seconda app è Quick Look, che appunto, come dice il nome, serve a vedere, a visualizzare i file in anteprima senza che essi vengano effettivamente aperti. Una funzione del genere c'era anche Esplora File, solo che non è 100% completo. Serve a visualizzare certi file, altri non si possono vedere, i video non si possono vedere, si possono vedere ad esempio le foto oppure i PDF. Ecco, con Quick Look si possono visualizzare addirittura i video in 10 bit, perché a quanto pare il player normale di Windows 11 non permette la visualizzazione di certi codec. Quick Look permette di vedere anche i video trasparenti. Lo so, Microsoft, stai prendendo colpi? Vi consiglio di pinnare l'interfaccia, così ce l'avete sempre in primo piano, perché quest'app, non so neanche se definirla un'app o uno script, ecco, non ha una vera e propria applicazione, non ha un corpo, ecco. Quando lo installate, appena lo installate, lui parte ed è sempre in background. La terza app è Power Toys, che contiene all'interno diverse app, sotto app, insomma chiamateli come vi pare. Ci permette di fare cose che di norma non si possono fare su Windows, e è molto imbarazzante questa cosa, dato che si tratta di un'applicazione che è stata sviluppata da Microsoft stessa, cioè è un add-on, è un DLC, ecco, di questo sistema operativo. io non lo so, delle volte Microsoft fa queste scelte imbarazzanti. Power Toys è un'applicazione fantastica, lasciatemelo dire, perché primo, con Always on Top ci permette di pinnare tutte le finestre in primo piano, premendo semplicemente una combinazione di tasti che tra l'altro potete mappare a vostro piacimento. Una funzionalità molto bella, molto utile, soprattutto per i creativi, è la selezione colori, che funziona più o meno allo stesso modo del contagocce di Photoshop. In pratica permette, sempre con una combinazione di tasti, di far uscire una schermata, un contagocce, e di selezionare il colore che vogliamo in giro per lo schermo, e di salvare il codice sia in X, sia in RGB che HSL. Ecco, questo ad esempio mi ha fatto risparmiare un bel po' di tempo, perché al posto che trascinare tutto, insomma, il file che, da cui dovete prendere le palette a Photoshop, ecco, lì
posso semplicemente salvare esternamente tutti i codici che voglio e di usarli insomma in un secondo momento. Utilità mouse, ecco, questo onestamente non capisco perché non è già stato integrato con Windows. Quello che permette semplicemente di fare è di ritrovare il cursore quando lo perdiamo nel marasma di finestre che abbiamo aperto nel computer. Semplicemente premendo due volte consecutivamente su Control riusciamo appunto a ritrovare il cursore, un po' come quello che già succede su Mac quando agitiamo il mouse velocemente e si ingrandisce il cursore. Ecco, parlando di macOS, io so quanto gli utenti Windows bramino la funzione di ricerca del Mac. Ecco, con PowerToys Run è possibile far uscire in mezzo allo schermo questa barra di ricerca e cominciare a cercare tutto ciò che vogliamo. E il bello, ragazzi, è che possiamo decidere noi stessi i file indicizzati, insomma tutto ciò che è indicizzato. Io ad esempio solamente i file, le cartelle e le app, ecco queste tre cose che uso di più, che cerco di più appunto, così da non impiegarci 70 ore per cercare cose che neanche so di avere. Ecco, questo ragazzi in confronto alla ricerca, alla solita ricerca su Start di Windows è molto, è blazing fast, e come ho già detto è ancora più veloce quando lasciate fuori dall'equazione tutto il resto, quindi le cose che non vengono indicizzate. Ecco, è roba forte. E questo ragazzi era il primo video che realizzo effettivamente su questo canale che tratta di Windows 11. Penso che non ne realizzerò mai più. Su Prophecy ad esempio ne ho realizzate già un paio molto interessanti che potete recuperarvi se volete. E nulla, detto questo direi che questo video può terminare qui. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate se avete cose da ridire e iscrivetevi, giusto? Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima.